Piazza Grande è difficile sbagliare, con una cornice così e soprattutto con una partecipazione di pubblico di questo genere il risultato non può che essere questo, una serata straordinaria come ne abbiamo fatte tante a Livorno, a Pisa, in tutta la Toscana. Questa qui di Arezzo in Piazza Grande in bianco ha un sapore tutto particolare. Oltre 700 commensali, tutti rigorosamente vestiti di bianco, seduti attorno ad una candida tavola bianca imbandita sul mattonato di Piazza Grande. Senz'altro un colpo d'occhio di grande suggestione. Nel cuore della città è così tornata la cena bianca di Arezzo con una cifra record per la quarta edizione. 5 locali mobilitati sotto la regia unica di Confcommercio. Arezzo sta crescendo molto, sta crescendo da un punto di vista turistico, sta crescendo da un punto di vista economico, da un punto di vista sociale. Noi siamo contenti perché, come diciamo col nostro slogan, Confcommercio c'è. Una Piazza Grande nella sua migliore veste, con un prato di erba vera di oltre 330 metri quadri, olivi secolari ed altre decorazioni green che resteranno sino alla prossima domenica. Ma devo dire che Arezzo stasera spolvera il suo abito migliore, quello di un'eleganza che si concretizza in uno scenario bellissimo nella piazza Vasari, la piazza grande di Arezzo, di questo straordinario personaggio che fu il vero ispiratore della nascita della Toscana moderna, il vero ministro della cultura di Cosimo I de' Medici. Di Giorgio Vasari festeggeremo il prossimo anno, nel 2024, i 450 anni dalla morte, avvenuta il 27 di giugno del 1574. Facciamo grandi cose, facciamo all'ombra e all'insegna del Vasari quello che merita Arezzo per essere una delle grandi città della cultura e del richiamo turistico in Toscana.